Salve ragazzi, ben ritrovati sul canale. È da tantissimo tempo che non pubblico video, sono tornato sul canale per varie ragioni. Comunque ho lasciato il mondo di YouTube, a essere sincero, ragioni lavorative e quant'altro. Diciamo che, a essere anche onesto, è stato un periodo in cui non ho avuto tanti stimoli per quello che sono i video su YouTube. E poi grazie, comunque i miei video non hanno mai fatto tantissime views, ma a parte quello comunque per me è sempre stata una passione quella di il mondo di YouTube in sé, e poi la mia passione che è quella di parlare appunto di Inter e del mondo del calcio in generale. Detto ciò ragazzi, però ultimamente ho sentito tantissimo la mancanza di pubblicare un video, di fare video appunto sul campionato, sull'Inter. E tornare diciamo a qualche tempo fa, quando comunque parlavo delle varie partite, e lo faccio ragazzi tornando appunto a parlare di una partita che ieri è stata importantissima, ovvero il Derby d'Italia. Ora ragazzi, io il Derby d'Italia l'ho detto tante volte sul mio canale, non ricordo in quali video, però ricordo benissimo che ho sempre detto che il Derby d'Italia è il match che io vivo in una maniera abbastanza ansiosa. Nemmeno ragazzi il Derby di Milano, il Derby di Milano l'avevo sì con ansia, però bene o male, non come Inter Juventus, forse perché comunque in passato ci sono state sempre delle cose che hanno condizionato Inter, hanno condizionato la Juventus, e vabbè, lasciamole lì. Però ragazzi, non so, io vedo sempre Inter Juventus come una sfida davvero difficile da vedere e da seguire, e come è stato ieri, ragazzi, perché ieri è stato un match che io non mi aspettavo. Io quando ragazzi guardo Inter Juventus sono abituato a vedere una partita molto difensiva, dove si concedono pochi gol, solitamente finisce sempre con uno o due gol di scarto. Poche volte ho vissuto partite Derby d'Italia in cui magari, non so, l'Inter vinceva per 4 gol di scarto o la Juve vinceva per 4 gol di scarto, e nemmeno me li ricordo, ad essere onesto. E ieri ragazzi è stata una partita veramente bella da vedere, ma da tifoso interista sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso. Diciamo che quest'anno ragazzi il campionato non è che sia iniziato nella miglior maniera, dopo comunque aver vinto lo scudetto. Attenzione, a livello di campionato comunque siamo secondi, siamo lì per lì comunque col Napoli. Adesso il Napoli si è portato a 4 punti, però ancora c'è tanto da raccontare. Il campionato può dire veramente tanto, però detto questo, vedo una squadra quest'anno che a livello soprattutto difensivo non risulta l'Inter dell'anno scorso, ecco. Stiamo concedendo veramente tanti gol ultimamente, e ieri l'abbiamo anche dimostrato. Che dire, un Inter-Juventus, ragazzi, appunto che, come ho già detto, che sul piano di vista, se appunto un tifoso non dell'Inter, della Juve, vedesse questa partita, sicuramente e ne rimarrebbe estasiato, perché comunque 8 gol in un derby d'Italia, veramente bello da vedere. Dall'altra parte però, ripeto, c'è da dire tanto. L'Inter ha sbagliato in tante occasioni, soprattutto dopo l'1-0, quando si è fatta recuperare, appunto la Juventus che è tornata in vantaggio per 2-1. Andiamoci con ordine, 1-0 dell'Inter con un rigore. Anche lì la Juventus ieri sera, ragazzi, a livello difensivo ha lasciato un po' a desiderare, perché comunque quest'anno la Juve a livello di difesa fino a ieri sera aveva subito veramente poco. Se non sbaglio aveva subito soltanto un gol, quindi questo fa anche un po' capire. Rigore netto dell'Inter, è uno sbaglio difensivo, appunto un errore difensivo della Juventus che non mi aspettavo. Comunque si presenta dal dischetto Zielinski, che sostituiva ieri sera Calhanoglu, ragazzi, una grande mancanza per l'Inter, e Zielinski fa gol dal dischetto e quindi l'Inter si porta sull'1-0. Da lì abbiamo sbagliato secondo me la mentalità, ovvero la mentalità che c'era l'anno scorso, ovvero comunque continuare a mangiare il campo, a pressare ancora la squadra avversaria. E infatti poi si è visto, perché comunque la Juventus ha reagito bene, dobbiamo anche essere sinceri, ha avuto giocatori chiave come per esempio Cousinho, che ieri mi è piaciuto tanto dalla parte della Juve, è un giocatore sicuramente molto molto importante per la Juventus, ha giocato un gran derby. E Bastoni ieri sera qualche errorino l'ha fatto, non come al suo solito, perché comunque quest'anno Bastoni ha giocato quasi sempre bene, però ha subito tantissimo appunto coi Senzao. E quindi poi arriva prima il gol di Vlahovic,
che lì davanti alla porta, ragazzi, non poteva sbagliare. E Sommer sicuramente poteva fare qualcosina in più, però anche lì Sommer nei 4 gol totali. Poi Sommer non è che abbia sbagliato così tanto, sicuramente poteva fare qualcosina in più, però lì per lì non è che sono poi delle cappelle. Infatti sui 4 gol, ripeto, secondo me poteva fare sicuramente qualcosa in più il nostro portiere, però ripeto, poi la colpa io non la do proprio al portiere, bensì anche alla difesa. Anzi, soprattutto alla difesa. Dicevo, gol di Vlahovic, e poi la Juventus, ragazzi, fa il 2-1, si porta in vantaggio, appunto, grazie sempre a quei Senzao che entra in area e praticamente si libera di Bastoni molto molto facilmente. Lì errore difensivo, Bastoni acerbi, Bastoni De Vrij, scusate, non si sono ben intesi, e quindi poi si trova lì davanti Timothy Weah che fa il 2-1. E poco fa ho detto Acerbi, per sbaglio, è proprio Acerbi, secondo me è stata una di quelle mancanze a livello di difesa Inter. Ora non me ne voglia De Vrij, però ragazzi, quando c'è Acerbi io da tifoso interista vedo molta molta più sicurezza a livello difensivo. E dopo il 2-1 l'Inter però è stata anche capace di riportarsi in vantaggio e l'ha fatto molto bene comunque. Soprattutto anche con Mkhitaryan che si è sbloccato, ha fatto un gran bel gol. Soprattutto con Mkhitaryan che aveva sbagliato anche nell'azione del 2-1 della Juventus, che però poi appunto con un'azione personale praticamente fa un gran bel gol, si sblocca e quindi fa questo 2-2 per l'Inter. E poi c'è un altro calcio di rigore che si è procurato Dumfries. Dumfries ieri sera, tra l'altro piccola parentesi, diciamo è stato un po' a sprazzi, mi è piaciuto comunque. Si procura questo calcio di rigore, si ripresenta Zielinski sul dischetto e l'Inter si porta sul 3-2 e finisce il primo tempo. Questo primo tempo in cui mi è piaciuto Pavard, giocatore ragazzi che io non avrei assolutamente tolto, e io non capisco come mai Simone Inzaghi si sia ostinato a togliere appunto proprio Pavard. Capisco che si era fatto ammonire, però io ieri sera Pavard non l'avrei tolto. Sicuramente dei tre difensori è stato quello che più mi ha convinto, ecco, quello che non aveva commesso errori. Non mi è piaciuto Lautaro né nel primo tempo né nel secondo tempo. Thuram mi è piaciuto. Comunque fatto sta che poi nel secondo tempo l'Inter è stata anche brava a fare il 4-2 addirittura con Dumfries, che prima si era divorato un'altra azione da gol. Lì non so ragazzi come abbia sbagliato, l'ha lisciata praticamente proprio. Ha lasciato il pallone, quindi non è riuscito a fare il 4-2. Ecco perché dico che è stato un Dumfries a sprazzi, nonostante comunque, ripeto, mi sia piaciuto. E poi fa il gol del 4-2, che appunto porta l'Inter in una situazione in cui devi saper gestire. Ora lì, secondo me, i cambi ci hanno condizionato, perché ripeto, è entrato Bissek al posto di Pavard. A me, ragazzi, Bissek piace, però in una situazione in cui c'hai Dumfries, che comunque sappiamo è un gran giocatore che ti spinge assai la squadra in avanti, che però a livello difensivo spesso gli errori li fa. C'hai Bissek che comunque a livello difensivo ancora secondo me tanto da imparare. Lì infatti abbiamo subito tanto quando poi nella Juventus è entrato Yıldız, che è stato poi l'autore dei 2 gol che ha fatto sì che la partita terminasse per 4-4. Appunto, quindi questi 2 gol di Yıldız, entrato dalla panchina, è entrato molto bene. Nei 2 gol sicuramente Sommer qualcosina in più la poteva fare, e qui torno al discorso del portiere, qualcosina in più la poteva fare, nonostante comunque il primo gol di Yıldız sia stato molto ben angolato, quindi era difficile da prendere. Il secondo, secondo me, ancora di più Sommer poteva fare qualcosina in più. E per il resto, secondo me, ci sono mancati vari giocatori. Tralasciando le mancanze, ovvero di Calhanoglu e di Acerbi, Lautaro ieri sera non mi è piaciuto. Io mi aspetto molto di più da Lautaro Martinez in queste partite. Thuram mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. Thuram, secondo me, è uno di quelli che ieri sera ha fatto più di tutti. È un giocatore veramente. Spero che quest'anno non si infortuni mai, perché una sua mancanza, vedendo anche chi c'è in panchina, a livello di attacco, diciamo che il nostro reparto, il nostro parco attacchi, sì, ok. Abbiamo 5 attaccanti, ma chi comunque può sostituire dignitosamente sia Lautaro che Thuram? Taremi forse, ma ancora non ho visto tutto questo grande valore di Taremi. Io spero appunto che
durante la stagione faccia vedere appunto che è un gran giocatore, però fino adesso non mi posso sbilanciare su di lui, ecco, mettiamola così, senza poi mettere in conto Arnautovic e Correa, ragazzi, che vabbè, in questo momento sono due giocatori che li abbiamo in squadra, però veramente hanno dato veramente poco. E per il resto mi è piaciuto anche Frattesi, che è entrato, non ha fatto chissà che cosa, però il suo alla fine l'ha fatto. È entrato in un momento in cui l'Inter stava per 4-2 e secondo me non era un giocatore da mettere in campo per il 4-2, perché ragazzi, Frattesi è un giocatore che tu lo metti quando devi dare una mossa alle partite. Lì, in quella situazione, secondo me devi mettere un giocatore che ti addormenta un po' la partita. E sicuramente Frattesi non è un giocatore di questi. E per il resto sì, è vero, comunque, chi poteva sostituire? Io non avrei tolto ad esempio Zielinski, non so come mai Simone Inzaghi l'ha tolto, anche se a quanto pare è stato proprio Zielinski a chiedere di essere sostituito, e quindi lì poi passa Barella a fare il playmaker, a sostituire quindi Calhanoglu, Barella che poi non mi è nemmeno dispiaciuto. È vero che comunque quando c'è Calhanoglu, ragazzi, è tutta un'altra storia, però quella era la situazione, quindi qualcosa si doveva pur fare. E dall'altra parte Di Marco, che ancora non ho parlato, diciamo, ieri Di Marco non ha fatto chissà che cosa, non è stato il solito Di Marco, ecco, mettiamola così, tant'è che poi è stato anche sostituito ed è entrato al suo posto Darmian. Ecco, ad esempio io Darmian non l'avrei messo, capisco bene che se devi sostituire, e sappiamo ragazzi che Simone Inzaghi fa così, quando uno viene ammonito lo sostituisce, se devi sostituire Pavard, quantomeno mettimi Darmian, che a livello difensivo sicuramente è molto molto più attento rispetto magari a un Bissek, che ripeto non ce l'ho con lui, ragazzi, anzi punto molto su Bissek ad esempio da tifoso, però io sinceramente ieri sera avrei messo Darmian al posto di Pavard a questo punto, oppure avrei lasciato Pavard come ho già detto in precedenza. Per il resto niente, ragazzi, è andata così sicuramente, abbiamo perso molto da questo pareggio, perché quando sei in casa in vantaggio per 4-2, sicuramente puoi fare molto molto di più, anzi devi fare molto di più. E una vittoria ieri contro la Juventus anche a livello mentale ti poteva dare veramente veramente tanto. Staremo a vedere adesso c'è Champions e quant'altro, partite importanti in campionato, dobbiamo comunque tenere tanto in campionato, perché comunque il Napoli, ragazzi, quest'anno secondo me può dire la sua con un allenatore che sappiamo come Conte, che in campionato fa sempre bene. E poi il Napoli, ragazzi, non ha nemmeno così tante partite da giocare come può essere anche la Champions, che quest'anno comunque è totalmente diversa. Vediamo cosa succederà. Prossima partita, se non sbaglio, con l'Empoli. Turno infrasettimanale. Ne porterò un video. Detto ciò, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento per questo mio ritorno su YouTube. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Inter!